Viola e rossoneri sono le due squadre che hanno conquistato più vittorie nell'attuale Serie A. La Fiorentina con il miglior rendimento casalingo, il Milan esterno. Entrambe si trascinano qualche problemuccio, a parte Savicevic, e il più importante per la compagine di Capello è l'indisponibilità di Costa Curta. Per Ranieri, oltre ai noti infortuni, la squalifica di Carnascià. Le sorprese non mancano all'annuncio delle formazioni. Fra i viola spicca la presenza di Robbiati, preferito a Sottil. Dall'altra parte Tassotti, in panchina Desailly arretrato al fianco di Baresi, Donadone a sinistra, tribuna per Coco. Io sapevo che Tassotti non avrebbe potuto fare tutta la partita, perché è un giocatore che ha una certa età, poteva fare molto bene tutta la ripresa. E a quel momento ho cambiato la tattica, ho riportato Maldini in mezzo alla difesa e Desailly a contrare più a centrocampo. Gremitissima la tribuna VIP, Cecchi Gori, e non solo lui, sente particolarmente la sfida. La posta in palio del resto è altissima, un successo della sua squadra proietterebbe la Fiorentina al comando del torneo. L'ultima volta accadde 13 anni fa proprio col Milan. Al fischio di Pairetto è subito partita, i padroni di casa pigiano sull'acceleratore. Battistuta impegna Rossi, ma per l'argentino non ci saranno molte occasioni per mettersi in luce. Verrà sostituito a pochi minuti dal termine per infortunio. La gente dice che la Fiorentina dipende da Battistuta soltanto perché io sono quello che segna di più, però non mi sembra questo. E la Fiorentina è in alta classifica perché sì, Battistuta segna, però anche perché non prende gol. Dall'altra parte c'è Uea, sicuramente più pericoloso. L'attaccante si muove come un felino nonostante la guardia di Amoruso, sorpreso sull'incornata fatale del liberiano. Rispetto all'anno scorso i viola sono più squadre. Non deve meravigliare dunque la vigorosa reazione di Rui Costa e compagni, capaci di riagguantare il pari dopo appena un minuto. Il gol è firmato Robbiati, scattato ai limiti del fuorigioco. Il fantasista ripaga ampiamente la fiducia datagli dal tecnico. Sono contento perché ho fatto il gol e penso di aver giocato una buona partita, quindi la scelta è stata giusta. Nessuna squadra supera l'altra, la Fiorentina prova a imporre il ritmo preferito, il Milan con Albertini e Donadoni detta il suo. L'equilibrio si rompe nuovamente ad inizio ripresa, quando Pairetto indica il dischetto dopo un contatto in aria tra Amoruso e Uea. In campo sono in pochi a contestare la decisione dell'arbitro. Diversa la reazione dalle tribune. Ai tifosi gigliati tornano subito alla mente le proteste rossonere di 7 giorni fa contro il Granata e soprattutto le dimissioni poi rientrate di Galliani. Questa settimana si è parlato tantissimo di questo fatto qua, il rigore non concesso domenica scorsa al Milan. Quindi probabilmente anche l'avversario nel suo inconscio era pronto per qualsiasi evenienza, l'occasione, la prima occasione che si presentasse in area di rigore nostra a concedere il rigore. Ecco, io non credo mai alla mala fede, anzi credo sempre alla buona fede degli arbitri, quindi credo che il signor Pareto ha arbitrato una buona partita e si è visto in quel momento di dare rigore, va bene così. Baggio questa volta lascia da parte i sentimenti e batte di potenza Toldo. Il Milan crede forse chiusa la partita. Sempre in vantaggio. Cosa è mancato? Ma il colpo del KO, purtroppo potevamo farlo dopo il 2-1, non siamo stati bravi in questo e poi è venuto il pareggio. In settimana tutti gli uomini di Ranieri avevano indicato nell'esperienza l'arma in più del Milan, dato inconfutabile anche perché in effetti negli ultimi anni la Fiorentina non si era mai trovata a lottare per posizioni così di rilievo. Ma esperienza o no, i viola quando c'è da sfruttare l'errore dell'avversario non si lasciano sfuggire l'occasione, anche se l'avversario si chiama Milan. Dimostrazione ne è il gol del 2-2, la punizione di Rui Costa sfiorata da Baiano. Una rete che scatena l'entusiasmo di Cecchi Gori e la rabbia di Capello. Ma diciamo che l'ultimo gol poteva essere evitato. Il primo vale lo stesso discorso, però il primo c'era solo davanti al portiere, mentre il secondo è un gol che una squadra come il Milan non può prendere. La benzina è finita, viola e rossoneri tirano il fiato e remi in banca. Inutile correre i rischi, anche perché le notizie che arrivano dagli altri campi sono per entrambe il più bel regalo da mettere sotto l'albero. Questo campionato è molto difficile, molto strano. Quando meno si aspetta si perde dei punti. E vuol dire che la Fiorentina è davvero una squadra da top. È una squadra che può fare molto bene. Milan festeggia il Natale al comando, non è poco. No, è importante. È importante, poi ci sono altri risultati importanti nelle altre... in altre squadre, però devo dire che abbiamo un po' di amaro in bocca, anche se il risultato infine può essere ritenuto giusto. Dopo l'Inter riesce al Milan dunque uscire imbattuto dal Franchi. Il Milan che non perde a Firenze da 10 anni e che resta la bestia nera dei viola.
I rossoneri infatti sono la squadra che più di tutte ha espugnato questo campo in gare di Serie A. Dopo la partita dico, questa doppia rimonta, questo loro essere un pochettino, in alcuni giocatori un pochettino più tesi, ci può stare. L'importante è, ecco, che abbiano piano piano la consapevolezza, abbiano capito la consapevolezza che possono migliorarsi ancora. La Fiorentina, l'avete detto di tutti, ha dei giocatori di qualità, di talento e può essere pericoloso anche per il campionato. Da Firenze per la Domenica Sportiva Enzo Baldini, le interviste in collaborazione con Fabrizio Failla.